Salve a tutti! Oggi vi propongo un progetto di cucito creativo. La scuola sta per iniziare, così quest'anno sono riuscita a preparare la sacca per l'asilo di mia figlia. In realtà all'asilo da mia figlia vengono richieste due sacche, una per i cambi e quindi ho fatto una sacca un po' più grande, infatti questa sacca misura finita 27 cm per 40 cm e viene richiesta anche una seconda sacca per contenere la bavetta. E oggi vi mostrerò proprio come fare questa seconda sacca. In realtà il procedimento è identico, basta semplicemente cambiare le dimensioni della stoffa. Sicuramente avrete visto questa stoffa in edicola, infatti si trovava, diciamo, in omaggio con il giornale di cucito creativo che si chiama Cucito e Creatività. Io non ho realizzato il progetto in copertina, quindi il progetto proposto da loro, ma ho utilizzato questa stoffa per creare questi due progetti. Ho chiuso la sacca con un nastro di organza pois, esattamente questo, e all'estremità ho posto un bloccafilo, un bloccanastro di questi qui a molla. Per il nome ho utilizzato del panno Lenci e ho tagliato il panno Lenci bianco con questa fustella di Tmall's, una Move & Shaper, che taglia vari materiali perché si tratta appunto di una Biggs. Mentre per tagliare il nome ho utilizzato delle fustelle Dynamics che avete già visto in altri progetti e si tratta appunto di delle fustelle metalliche che non tagliano tutti i materiali come tagliano le Biggs, ma queste Dynamics, io con queste Dynamics mi sono trovata veramente bene, li sfrutto moltissimo questi alfabeti. Per realizzare la sacca porta bavette abbiamo bisogno di due pezzi di stoffa. Potete anche utilizzare due stoffe dello stesso colore, io in questo caso volevo spezzare un po' e ho preso, quindi servono due pezzi che misurano 18 cm per 26 cm. Poi abbiamo bisogno di una chiusura di plastica, queste che stringono il filo, una spilla da balia, di quelle grandi, non troppo piccole, ed infine un nastro in organza. O comunque un nastro che preferite. Per prima cosa dobbiamo unire i due pezzi di stoffa e utilizziamo la macchina da cucire e dobbiamo sovrapporre le due stoffe, quindi lavoriamo al rovescio. Facciamo due cuciture, una prima a zigzag nell'estremità laterale per evitare che la stoffa si sfilacci e una seconda cucitura con un punto normale subito accanto. Dopo aver cucito, abbiamo la stoffa intera in questo modo. Adesso dobbiamo tagliare circa 4 cm dal bordo esterno, 4 cm per 1 cm, perché andremo a fare questa piega per inserire all'interno il nastro e voglio rifinire questo bordino laterale. Tagliamo. Facciamo un piccolo taglio, sia da una parte che dall'altra. Pieghiamo e facciamo una piccola cucitura con la macchina da cucire. Dopo aver fatto le due cuciture laterali, pieghiamo esattamente a metà e chiudiamo questa parte. È il punto in cui andrà inserito il nastro. Dopo aver fatto questa cucitura, io ho scelto il punto a zigzag, chiudiamo e cuciamo a circa 1 cm dal bordo questa parte, quindi l'estremità, la base del sacchetto. Facciamo sempre due punti, il punto a zigzag per evitare che la stoffa si sfilacci e il punto normale per creare la base del sacchetto. Dopo aver quindi chiuso anche la base,
Chiudiamo l'ultimo lato, lavorando quindi sempre al rovescio, e rifacciamo la stessa cosa, un punto normale e un punto a zigzag. A questo punto il sacchetto è quasi pronto, infatti giriamo il sacchetto dal lato dritto. Rientriamo tutti i fili e prendiamo il nastro in organza. All'estremità inseriamo la spilla da balia. Chiudiamo e facciamo passare la spilla all'interno della parte che abbiamo lasciato aperta per inserire il nastro e poi chiudere il sacchetto. E piano piano spostiamo la spilla in tutto il bordo. Tagliamo il nastro, togliamo la spilla e inseriamo la chiusura. Facciamo un nodino. Ed ecco che il sacchetto porta bavetta è pronto. Come vi dicevo, con lo stesso identico procedimento possiamo realizzare anche la sacca grande. Basta semplicemente cambiare le misure. Spero vi sia di ispirazione e buona creatività! A presto! Ciao ciao!